Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. In questo gameplay della carriera che sto portando avanti, faremo oggi il peschereccio dopo aver fatto nella scorsa puntata la statua antica ed aver mancato l'obiettivo della mappa per pochissimo alla fine, solamente perché sono stupido e non mi sono ricordato delle prolunghe. Bene, in questa mappa l'obiettivo sarà quello di pulire per prima la prua, il ponte principale e i gradini, almeno credo. Jerry Jambalaya ci dice: certo che il mondo diventa ogni giorno più strano. Ieri sera ero sulla mia barca quando ho sentito un profumino paradisiaco. Immagina i gamberetti più succosi che esistano. Poi accentua tutte le sfumature di sapore che ti piacciono di più ed elimina quelle che non apprezzi. Infine aggiunge un pizzico di prezzemolo. Prezzemolo ci sta bene ovunque. Ecco, era quello il profumo. Ovviamente l'ho seguito e dopo neanche mezzo miglio nautico verso ovest, dal nulla è comparsa un'onda enorme che mi ha sollevato per poi gettarmi sulla riva come un beluga spiaggiato. Avrà bisogno di una bella lavata prima di tornare a sfidare le onde. Va bene, iniziamo. Come vi ho detto, in questa mappa l'obiettivo è quello di pulire per prima i gradini, il ponte principale e la prua. Quindi andiamo a vedere un po' cosa si può fare qui. Vediamo, almeno credo sia questa. Ponte principale, gradini, ok. Prova questa, perfetto. Praticamente bisogna pulire il pavimento, essenzialmente. Bene, come sempre vi ricordo che durante questa serie io parlerò molto poco per farvi godere appieno del rumore dell'idropulitrice ASMR, dello sporco che se ne va. Devo ammettere che in tutti gli anni che ho passato in mare non avevo mai visto un'onda del genere. Va bene. Mi sto ancora scervellando per capire cosa possa aver causato tale fenomeno. Onde di quel tipo possono generarsi quando frana in mare un'intera parete di un vulcano, oppure qualcosa di un forte, oppure a causa di un forte terremoto, cose del genere. Beh, il terremoto c'è stato, eh. Ricordate?
Ecco l'obiettivo, completa per primi la prua, i gradini e il ponte principale. Ora possiamo pulire tutto il resto. Spero che sia tu, guru dell'acqua. Sono Harper. Ho perso il mio telefono nel deserto, così ho dovuto comprarne uno nuovo. Spero di essermi ricordato bene il tuo contatto. Ad ogni modo, Sonia pensa di essere a un punto di svolta con le statue, quindi presto potremo avere bisogno di te qui. Ok.
Hai mai sentito parlare delle onde anomale? Possono formarsi di punto in bianco, anche quando il mare è calmo. Si pensa possano generarsi a causa di un'interferenza costruttiva tra diverse onde o a una concentrazione dell'energia scaturita da moti ondosi.
Nell'oceano aperto la velocità di un'onda di gravità è direttamente proporzionale alla radice quadrata della sua lunghezza d'onda. Tuttavia, a causa degli effetti non lineari, è anche possibile che l'energia di piccole onde rimbalzi e finisca per concentrarsi in un'unica enorme onda. Ad ogni modo, so solo che non riesco proprio a farmene una ragione, e niente, questo è proprio così.
L'unica cosa che vorrei davvero sapere è da dove provenga quel meraviglioso profumo. Non lo dimenticherò finché vivo. Sembra che l'abbiano fiutato anche tutti i gatti del porto.
Ciao, potresti venire a lavare il mio nuovo camper? Certamente. Guardiamo il timelapse, abbiamo finito. È così bello che non so se troverò il coraggio di rimetterlo in acqua, ma dovrò farlo, altrimenti come farò a trovare l'origine di quell'incredibile aroma? Perfetto, anche questo video è finito, nel prossimo puliremo di nuovo il camper, mannaggia lui. Quindi vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Lascialsphere è tutto, al prossimo video!